E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al sesto episodio di Pokémon Nero, ragazzi, andiamo subito! Oggi qua ragazzi, eravamo rimasti qua al bosco girandola. Ok? Miracol Seme. Spero che vi stia piacendo la serie comunque, ragazzuoli, e spero che veramente vi stia piacendo. Vuoi dire di fare tutti questi allenatori? Questo? Sento presenza di un uomo molto potente. Ok. Come si tratta, ragazzi, qui in mezzo? Comunque io direi di fare tutti questi allenatori ora, penso, perché devo farli, penso, ragazzi, giusto? No? Ok, sì, faccio tutti questi allenatori, ragazzi. Ok, ragazzi, intanto ho preso anche Timbure perché mi avete consigliato nei commenti di... cioè che c'era qui Timbure, non lo sapevo. Però non lo metto in squadra, non lo metto in squadra, eh. Era solo per catturarlo così. Ovviamente la squadra, ragazzi, si può anche cambiare nel futuro, questa qui che sto facendo, eh. Si può anche cambiare, ragazzi, eh. Hai mai sentito parlare dei pitoncidi? Non so spiegarti cosa siano di preciso, ma sembra sia grazie a loro che si sente bene nei boschi. Ok. Comunque, se sapete tipo Pokémon dove si trovano o robe del genere, scrivetemi nei commenti, per favore. Tanto io li leggo sempre i commenti, quindi... Per favore, ragazzi, eh. Quindi, se sapete dove si trovano certi Pokémon, li vado a catturare. E... Possiamo anche cambiare squadra andando avanti nel tempo, ragazzi, eh. Intanto sconfiggo questo qua. Ragazzi, andiamo avanti. Oddio, un pazzo. Allora, vediamo che dice questo. Nelle sfide il tempismo della prima mossa è molto importante. A questo proposito, ecco di uno strumento utile. Ragazzi, mi raccomando, parlate sempre con questa gente in giro a cazzo. Io parlo sempre. Ravvertigli, ragazzi. Cerco Jack che avrà buone probabilità di usare una mossa più velocemente da avversario. Ok. Ci sono tanti collezionisti appassionati disposti a pagare cifre astronomiche anche per strumenti ordinari. Se non sai cosa fartene puoi sempre venderli, va bene. Buongiorno, da questa parte, sul prato del ponte Freccia Luce, si trova Ostropoli. Ok, ragazzi. Ponte Freccia Luce. No, raga, qua zitti tutti. Sentiamo Lost. Questa curva è straordinaria. Dove si trova il centro del ponte Freccia Luce? Wow, quelli là in fondo sono i grattacieli di Ostropoli. Fine la nostra passeggiata, ragazzi. Il nostro divertimento è finito qui. Ok. Ho camminato troppo, non sento più le mie povere gambe. Dovrei fare un po' di ginnastica per tenermi in forma. Oh, Austropoli, signori. Allora, Austropoli sono un sacco di persone, hai notato? A volte c'è pure qualcuno che non pensa ad altro che a se stesso. Austropoli è lunga, ragazzi. Sono super impegnatissimi. Fine colazione, penso a cosa mangiare per pranzo. Ok, raga, visito Austropoli. Ma ragazzi, se andate subito, appena entrate, a destra vi danno la pietra foglia o pietra focaia, quella che volete, insomma, ragazzi. Perché gli dice quale Pokémon hai preso, Pansage, tutte e più, ragazzi. Quindi, vi dico qua. Era qui, ragazzi, il posto, proprio qui subito all'entrata. Una domanda mi sono accorto. Che cos'è sta nave nera qua? Parliamo di questo? Cosa sarà mai quella nave nera che va e viene? Che cos'è, ragazzi? Voi lo sapete? Andiamo, ragazzi, Capopolestra, vediamo un po'. No, invece Comor ci ferma. Ciao Ricky, ho appena sfidato il Capolestra Artemisio. Non è stato facile ottenere la medaglia. Un Capolestra non è di certo un allenatore chiunque. Però ora non c'è Pomo di tipo Coleottero che mi possa battere. Nulla può arrestare la mia avanzata. Sconfiggerò 1-1 tutti i capolesti di Unima e alla fine arriverò alla Lega Pokémon, dove batterò il campione. Tutti dovranno riconoscere che sono un allenatore fortissimo. Solo facendo così potrò sentirmi veramente vivo. Attenzione, ragazzi, attenzione.
aspetta, ti conosco, tu hai lottato contro il team Plasma al bosco girandola. Com'è che ti chiamavi? Ma certo, Ricky, per caso sei qui per sfidarmi. Ma scusa, ma non potresti aspettare un secondo? Ho appena ricevuto una chiamata del team Plasma e ricomparso. Anzi, vieni anche tu. Andiamo al porto, al molo principale. Ok, molo principale, ragazzi, eh. Andiamo al molo principale. Pipipipi paripupu. Ah, il molo principale sarebbe questo centrale, penso. Ok sì, di qua. Quelli del team Plasma le hanno rapite il Pokémon. Che facciamo, Ricky? Quelli del team Plasma hanno rapito il mio Munna. Oh, bel! Ho sentito le sue urla e mi sono lanciato subito in seguimento, ma è una città così grande e così con così tante persone che li ho persi di vista. Iris, hai fatto tutto quello che potevi. Non è giusto, non si fa così, non si rubano i Pokémon degli altri. L'amicizia tra uomini e Pokémon è una cosa meravigliosa. Un continuo supportarsi e completarsi a vicenda. Iris, hai ragione, non temere, recuperiamo il Pokémon. Vero Ricky? Poi c'è da dirsi, cercare persone o Pokémon a cui autostropolo equivale a cercare un ago in un pagliaio. Eccolo, Team Plasma, ragazzi. Che ci fa qua il capodestra? Stava andando così bene, uffa, dovevo rinciare la mia ultima preda. Meglio fidarsela. E riandiamo, Iris, tu resta con questa ragazzina. Io resto qui a proteggere Belle, per favore pensaci tu in sicuri quei furfanti. Ok ragazzi, attenzione. Ah, non so dove saranno andati, però penso dritto, ragazzi. Vediamo un po' dove sono andati. Questo che dice? Passaggi con umani, paesaggi con Pokémon. Sono entrambi meravigliosi, per questo dipingo. Ah, Terrore Stroboli si trova in via della moda. E allenatore, fammi vedere quanto sei forte, lottiamo. Vai. Quindi se andate qua, ragazzi, lottate, eh. Se volete farvi un po' di XP. Panseggio, ok, nel ciglio proprio. Livello 21? Attenzione. Attenzione. Vai con Raffica. Vai Dracula! Vai Dracula! Ok. Gustata non ci fa niente, ragazzi. Vai ancora con Raffica, va, vai, è credibile. Quanto sei bello, Wubat, mamma mia, voglio che ti volvi subito, lo sai. Tanto si volvi da tramite amicizia, Wubat, vero ragazzi? Vai con Raffica. Abbiamo ucciso un panzeggino, panzeggetto. Buono ragazzi, buono, si gode, addio ballerino. Perfetto. Tutto in pista. Ma è un fenomeno. Ok, altri due, raga, in città ci staranno, ok. Non c'è niente. Vediamo un po' dove sta il Team Plasma, raga, cerchiamo il Team Plasma. Vediamo un po' dov'è, ragazzi. Quasi quasi vado a catturare, ok. Oh, ecco Gomor. Pure Pokémon terra oppure concentrarsi a fare esperienza? Questo è il dilemma. No. Non è per di qua, ragazzi, eh. Parte miso, ragazzi, abbiamo trovato. È di là, verso la palestra? Ok, ragazzi, è verso la palestra, forse. Vediamo un po'. Eccolo, sta qua, sta qua, sta qua. Non c'è dubbio, il posto è questo. Non ci sono. Nei nostri compagni, nei sette saggi. Cos'è? Non mi credi? Vuoi che ti convinca una volta? Vai, ci penso io. Mazza, lui due contro uno, ragazzi, Artemisio. Ok che è un capo palestra, però manca a fa così, purello. Sandile. Mi sa devo cambiare i Pokémon, ragazzi. Pokémon. Vai, Frog. Vai signor Frog, vai Kikko. Attacca lite, va bene. Bolla raggio, vai. Vai signor Frog. Mamma mia ragazzi, anzi signorina.
Ok, è andato. Un altro Sandile, ragazzi. Sempre bolla raggio, signori. Vai, bolla raggio. No, perché? Ma cazzo. Vabbè, facciamo super suono e attacco. Meno male, dai. Ok, meno male un cazzo. Potevo anche attaccarlo, sinceramente. Però va bene. E vai con bollaraccio. Non è vero perché ho usato turbo sabbia prima, ragazzi. Attenzione, attenzione. Ragazzi, ti ha ucciso coso, ragazzi? Ti ha ucciso Frog, questo Sandile. È incredibile. Ok. Perfetto, ragazzi. Povero, povero Frog, ragazzi. Accidenti, questa proprio non ci voleva. Il Team Plasma è stato sconfitto. È una plasma sconfitta. Ma veramente? Meglio far subito un rapporto al 7 saggi. E ci sono allora, ragazzi. Uff, mi sono persa. Se almeno riuscissi a capire le indicazioni di Interpoke, non capisco nulla. Il Team Plasma è qui. Può darsi che abbiano con sé il Pokémon rapido. Bene, io vado allora. Andiamo, questa volta ho lotto anch'io. Dai, bello, vieni anche tu. Aspetta, mi raccomando, Ricky, vieni anche tu. Ragazzi, vado un attimo a curarmi i Pokémon. Ok, ragazzi, andiamo. Entriamo, entriamo, ragazzone, entriamo. I quattro super quattro. I super quattro, perché. Oh, guarda chi si vede, il capopalestra Artemisio. Il Team Plasma è fatto di gente che quando vuole una cosa la ruba agli altri, giusto? Ho pensato che sarebbe stato interessante approntare un nascondiglio proprio di fronte alla palestra Pokémon. È stato scoperto prima del previsto. In effetti, dunque abbiamo già il nostro meraviglioso Pogo. A mio modo, conosci la leggenda della creazione di Unima? Sì, la conosco, parla di un Pokémon drago di colore nero. Proprio così, a quel tempo c'era il problema di come pacificare un mondo dilaniato da lotte fra popoli diversi. Fu allora che l'eroe della leggenda iniziò il suo viaggio alla ricerca degli ideali che gli consentissero di mettere fine a queste incredibili sofferenze. E fu nel corso del suo vagare che gli apparve il grande drago nero. Questi volle fargli dono della propria conoscenza affinché la condivisse con il genere umano e le guerre finissero. Il Pokémon drago divenne il difensore delle nuove idee e insieme all'eroe riuscì a unire il cuore delle persone. Così nacque Unima. Non mi ricordavo, ragazzi. E questa accadrà di nuovo se riporteremo a Unima il Pokémon assieme all'eroe e guideremo i sentimenti della gente. E così senza difficoltà costruiremo il mondo che il Team Plasma desidera. Qui ad Austropoli vivono tante persone, ognuno ha il proprio stile di vita e il proprio modo di pensare. Se devo essere sincero, spesso non capisco cosa passi loro per la testa. Però tutti hanno una cosa in comune, vogliono bene ai Pokémon. Anche tra i strani è facile conversare proprio grazie ai Pokémon. Le persone si fidano a lottare o fanno scambi. Se non sbaglio è stato durante la tua arringa di 420. In quell'occasione mi ha fatto ripensare al mio modo di trattare i Pokémon, cosa di cui ti sono grato. E ho fatto un giuramento, d'ora in poi prenderò la mia amicizia con i Pokémon ancora più seriamente. Quello che voi state facendo non fa altro che rafforzare i legami tra i Pokémon e le persone, non lo capisci? A vederti non si direbbe, ma in realtà sei perspicace. A me piacciono molte persone intelligenti. In nome del sovrano ne ho raggruppate ben 6 da vari luoghi e insieme a loro ho costruito i 7 saggi. Benissimo, come segno di rispetto per le tue considerazioni per ora mi ritiro. Ehi tu, restituisci subito il Pokémon al ragazzino. Attenzione, ragazzi, Munna. Ah, grazie, bentornato, Munna. Non li ringraziare, bella. Sono dei cattivi, vanno in giro a rapire Pokémon alla gente. Sì, è vero, ma meno male che Munna sta bene. Questa è la magnifica amicizia che lega Pokémon ad esseri umani. Tuttavia, per liberarle i Pokémon dal controllo di uomini stolti, farò rivivere la leggenda di Unima e conquisterò i sentimenti della gente. Arrivederci. Attenzione, ragazzi. C'è una Pokéball. Perché li avete fatti scappare? Sono dei cattivi. Sì, ma cosa potevamo fare? L'importante è che il Pokémon rapido stia bene. Grazie, Iris. Non c'è più niente che occuparsi ora. Abbiamo ritrovato il Pokémon senza che nessuno si facesse male. Questo è vero. Contenta tutti. E ora che programmi avete? Io vorrei visitare Austropoli. Nessun problema, io continuerò a farti da guardia del corpo. Oh, che tesoro. Benissimo allora. Iris è forte come allenatore, ma non è molto esperta della città. E poi persone e Pokémon si vedono sempre a vicenda, no? Ah, senti. Grazie per aver cercato il Pokémon, questo è per te. Bacca moia! Attenzione! Ciao! Ehi, aspetta!
Allora, Ricky, ti aspetta la palestra. Andiamo, ragazzi. Aspetta, prendiamo sta Pokémon. Palla fumo. E l'hanno usata loro per scappare. Andiamo alla palestra, ragazzi. Andiamo subito alla palestra. Qui. Andiamo. Primo Pokémon è Dracula, va bene. Vabbè, ti piace Ostropoli? Con tutta la gente che c'è, basta fare due passi e si è già stanchi. Tieni, voglio darti questo. Acqua fresca, grazie mille, chicco di riso. Hai delito. Ok. Va bene. Oddio, ragazzi, che cos'è sto robo? Sai, non mi ricordo. Ok, allora. Vai, iniziamo col primo. Quello che si sblocca nella palestra. Vai, vai. Andiamo, ragazzi, andiamo. Primo allenatore della palestra. Incredible. Un buffone, un buffone. Sì, Weddle. Livello 20. Vai, signor Dracula. Vai con Raffica, ragazzi. Vai con Raffica. Mamma mia. Quasi shottato, signori. Ma un'altra Raffica forse fa salire di livello Dracula questo Pokémon, ragazzi. Ho usato azione che mi toglie 13. Ok, perfetto, ragazzi, perfetto. Dai, 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 let's go. Livello 19, raga. Esclusiva? Che mossa è? Chi la usa impedisce al nemico di usare mosse che conoscono entrambi. No, non ha senso, non ha senso. Non ha senso, ragazzi, non ha senso, secondo me. Venipide, ok. Lasciamo Dracula, ragazzuoli. Vai con Raffica. Oddio, forse era meglio confusione, sapete? Vediamo se è meglio confusione, era meglio, ragazzi. Ok, no, è uguale. Protezione, ci ho usato, perfetto, ragazzi. Dipende. Stridio, che mi fa abbassare la difesa se non sbaglio. Ok. E vai con Raffica, ragazzi. Easy. Easy lemon squeezy. Ok, il primo è andato, ragazzi. Ok, ragazzi, l'ho curato il Pokémon, ho usato una pozione. Qua intanto accendiamo questo faretto, paletto, come cancello, ragazzi, non lo so. Ok. Veloce, 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 veloce. Oddio, mi sono preso un colpo. È pensato l'interruttore ed eccomi qua, ora lottiamo. Vai, andiamo. Andiamo, capo. Secondo allenatore della palestra, ragazzi. Attenzione, attenzione. Un altro buffone, un clown, un clown, guardatelo. Sono io, popi 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 popi. Vai, si guardo. Vediamo se lo shot ora, ragazzi. Potrei shottarlo, è sto al 19, quindi. Vai con Raffica. Ancora no. Mille bave mi diminuisce la velocità, quindi se c'è un altro Pokémon, casomai dopo lo cambio, ragazzi, ci metto Pyro. Un'altra volta mille bave, mi ha abbassato tantissimo la velocità lui, eh. E bravo si guarda, è bravo, è bravo stronzetto. No, no, fratello, cosa dici? No, no, no. Ok, ho ucciso Si Waddle. Oh, prossimo Pokémon, Dibol. Frog, ragazzi, Frog. Dibol non è roccia, ragazzuoli. Si ricorda è roccia lui, vero? Vola raggio, vediamo un po'. Caduta massima. Prego, non intermi 5 volte. Ma porco zio, no? Dai, uno di vita, ragazzi, non ci credo. Super pozione. Sperando che non mi fa ancora caduta massi, ragazzi, se no è la fine. Ok, taglio furia. Taglio furia, perfetto, ragazzi. E noi con Bola Raggio lo mandiamo KO. Ciao bello, un bacione. No, meno male che è resistito, ragazzi, è possibile. Ok. Lo curo un attimo, ragazzi. Ok, allora, io direi di fare... Andiamo qua. Ok.
Penso sia pure sto bottone. Ok, questo apre tutte e due, apriva. Ok, perfetto. Se vado qua sopra, ragazzi, vediamo un po'. Che apre? Apre quello, ok, 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 ok. Quindi spero che mi fa tornare indietro, vero? Beh, sì. Questo dovrebbe aprire quello là e quello davanti, giusto? Ah, devo tornare qui dietro e poi andare... Ok, ok, ho capito. Facciamo così. E scusa, ragazzi, l'ultimo tasto qua, che cos'è questo? Scusate, è questo tasto qui che è? Ah, ok, vai. Vai, perfetto. Combattiamo anche con questo, ragazzi. Almeno ci alleniamo i Pokémon per la palestra, per il capo palestra, proprio. Waddle ancora. Livello 21, ragazzi, attenzione. Dai, Wubat, che credo in te, di fa tu sta palestra, Dracula. Non la deve fare Pyro. Bisogna allenare tutti i Pokémon qui, ragazzi. Mamma mia, brutto colpo, attenzione. Livello 20 per Dracula. Lo sai perché, ragazzi, sto facendo lui? Perché uno ti devo allenare. Se non avessi usato l'interruttore sarei rimasto ok, ok. Uno si deve allenare, poi abbiamo il seconda chance che sarebbe Pyro. Quindi se succede qualcosa a Wubat, ragazzi, abbiamo Pyro. Ok, qua un altro allenatore, ragazzi. Sinceramente non l'avevo visto. Vi giuro, penso che nessuno abbia visto questo allenatore, ragazzi. Proprio nella sua vita Pokémon, penso che nessuno ha visto quell'operatore. Sì, operatore, quell'allenatore. Venipad. E io... Vorrei provare a fare un attimo confusione, però devo dire un attimo una cosa. C'ha più attacco, quindi raffica. Vai con raffica, ragazzuoli. Buono. Inseguimento, attenzione, super efficace. Ok. È ancora raffica, ragazzuoli, bellissimi, patatini. Andiamo. Waddle, va bene. Lasciamo Dracula, ragazzi. Raffica. Io pensavo che lo shot un'altra volta con brutto colpo, magari. Ma sì. Foglia lama mi toglierà 10, penso 5, così. Ok, mi ha tolto quasi 10, tipo. E raffica, ragazzoni. Bellissimi patatini. E addio si Waddle. Comunque, ci stiamo alla terza palestra, se non sbaglio, vero, ragazzi? Questa è la terza? Sì, dovrebbe essere la terza. Ok. Apri il signore. Apri il signore. E siamo pronti, ragazzuoli. Siamo pronti. Bam. Direi di fare una bella pozione al nostro Dracula. E ragazzi, andiamo a sfidare il capo palestra. Il magico. Bellissimo. Proprio lui, signori. Proprio lui, ragazzi, andiamo. Grazie ancora. I miei comandi tipo coleottero insistono per lottare contro di te. Bene, allora iniziamo subito. Artemisio, ragazzi. E vai. Whirlipid. Ragazzi, lui è più veleno, vero? Però facciamo raffica. Siamo più veloci, attenzione. Cazzo, ragazzi. Click interruttore acceso. Facciamo un attimo confusione. Vedi, è meglio confusione, ragazzi, contro di lui. Az. Attenzione, raga, eh. Confusione, vai Dracula, vai Dracula. Buono. È andato Whirlipid, ragazzi. Il primo è andato. Aerosoglio, raga, è speciale, eh. È speciale. Se mi ha già subito dei danni nello stesso turno, la potenza di questa mossa è la doppia.
Ah, non è figa speciale, ragazzi, comunque. Merda. Vado, andiamo Raffica. Io pensavo Raffica fosse fisica, ragazzi, invece no. Ma come cazzo fa essere fisica Raffica comunque? Di Webull, attenzione, vai Frog. Ok, vola raggio, ragazzi. Turbo sabbia ci ha fatto per primo, attenzione. Se mi fa attacca lì muore anche Frog, ragazzi, attenzione. Mamma mia! Iper pozione su Dweeble, ragazzi, non pazzo. È un pazzoide questo Artemisio. Abbattimento, ok. Vola raggio e addio di Dweeble. Bravissimo Frog. Ma in questa palestra alla fine Frog, raga, ci ha aiutato, eh. Ci ha aiutato veramente tanto. Acquanello, attenzione, Acquanello si ricordo cura, ragazzi. Chi la usa si avvolge in un velo d'acqua e recupera alcuni PS. Io direi di togliere Coro. Togliamo Coro, ragazzi, perché un super suono. Al 50% precisione super suono, quindi. Livelli, ragazzi. Mettiamo Pyro per sicurezza. Mettiamo Pyro, ragazzi, perché Livenny contro Wubat forse ci muore e dopo Wubat perde amicizia e tutto. Quindi nitro carica. Fogli lama, ragazzi, Livenny. Bel Pokémon Livenny comunque. Bel Pokémon, ragazzi. Volevo prenderlo Livenny come Pokémon, però non lo so, non lo so. Oddio, ma l'ho shottato, ragazzi. Così? Easy proprio? Livello 23 per Pyro? Rotolamento, raga. Leva colpo. Anzi, levazione. Levazione. Oh, rotolamento è buono, eh. Potrebbe servirci in futuro. Madonna, quanta XP, raga. L'abbiamo shottato malissimo, comunque, easy. Oh, ho perso, però sei davvero forte. Tieni la medaglia della mia palestra, te la sei meritata. Ragazzi, incredibile, signori. Incredibile. Mamma mia. Terza palestra, terza medaglia conquistata. Bella, vero, la medaglia Scarabeo. Con tre medaglie di obiettività hanno prima fino a 40, inclusi quelli ottenuti da miei scambi. Tieni, ti do un'altra cosa. Un tomo blocco, ragazzi. Ragazzi, voi vi ricordate chi diventa Livenny? Perché forse mi potrei mettere in squadra, siccome mi serve un po' Monerba. Oppure consigliatevi un po' Monerba, se volete, eh. No, non era qua, ragazzi. Dove si esce? Cribbio. Era qua sotto, vero? Ok. Mi raccomando, ditemi se avete Pokémon Erba da consigliare, ragazzi. Oppure prendo proprio lui. Però non mi ricordo chi è Livenny, tipo l'evoluzione prima. Ricca risposta all'Interpoke. Che è il Pokémon base di Livenny, non mi ricordo chi è. Dove sei adesso? Volevo sfidarti a una lotta. Mi sono allenata con lui, sei un tempo più forte. Ora dovrei essere in grado di proteggere i miei Pokémon. Facciamo che ci diamo al barco che porta al percorso 4. Devo dirti solo questo, a dopo. Ragazzi, lo faremo nel prossimo episodio, la lotta contro Bell. Ragazzi, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. La palestra stavolta, ragazzi, proprio easy. Cuoricino per voi, ovviamente. Oh sì, baby. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Lasciate like, commentate, iscrivetevi, che è gratis, e condividete il video. Ciao bellissimi!